Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e bentornati in questo nuovo video. Oggi un vlog un pochettino diverso dove andrò a toccare un argomento molto importante, visti alcuni dei commenti che ho visto sotto i miei video che mi hanno veramente fatto incazzare, perché io nei video ci metto sempre la passione, il rispetto e tutto quanto, e l'umiltà con cui il canale è nato e cresciuto, e sentirmi dire certe cose sicuramente è offensivo. Quello che voglio dire in maniera molto concisa, chiara e veloce possibile, cercherò quantomeno di essere il più breve possibile, riguarda appunto l'argomento. Oggi prenderemo l'argomento commenti. Allora, YouTube è una piattaforma in cui, come sapete, chiunque può postare qualcosa, può pubblicare dei video contenenti contenuti di vario genere, nel mio caso la pesca. Lo stesso slogan di YouTube lo dice: Broadcast yourself, esprimi te stesso. Quindi quello che si va a fare in un canale YouTube è esprimere le proprie passioni, renderle pubbliche, pubblicarci dei video riguardanti quella determinata passione in quel determinato ambito. Quindi, dove voglio arrivare dicendo questa cosa? Che se un canale si dedica ad una passione nello specifico e crea dei contenuti validi, o validi o meno che siano, per quella determinata, che esprimono e trasmettono agli altri quella determinata passione, gli altri al contempo devono anche rispettare lo YouTuber o comunque colui che carica contenuti sul suo canale, evitando di pubblicare commenti inappropriati. Quali sono questi commenti inappropriati? Innanzitutto, YouTube vi dà la facoltà di mettere il like se il video vi è piaciuto o il dislike se il video non vi è piaciuto. Questa cosa io onestamente non la condivido perché molte persone per gioco mettono i dislike e quindi dare questa possibilità a persone che non hanno possibilmente nemmeno guardato il video ma mettono dislike solo perché gli andava di farlo, ecco, questa cosa onestamente non mi piace per niente. Ma comunque lasciamo perdere. È una possibilità che vi dà YouTube di esprimere la vostra opinione? Benissimo, l'accetto assolutamente. Mettete dislike se il video non vi piace, mettete like al contrario se vi piace. Andiamo però a quello che è veramente il succo del discorso, cioè il contenuto di questo video, i commenti. I commenti vi danno la possibilità di esprimere delle vostre opinioni alla luce di quello che è stato il contenuto del video. Va bene? E fino a qua ci siamo. Quello che però io vi chiedo gentilmente è di esprimere le vostre opinioni, seppur diverse, seppur d'accordo con le mie, seppur in disappunto o contrarie alle mie, con educazione e rispetto, perché ho visto commenti veramente irrispettosi, commenti di puro bullismo o cyberbullismo, chiamiamolo così, commenti da i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo leoni da tastiera, perché sono leoni da tastiera, commenti inappropriati che vanno chiaramente a influenzare negativamente quello che è il video, perché poi l'utente a cui magari il video è piaciuto e che ha messo anche like si vede quei commenti non appropriati o comunque con idee che magari sono diverse ma scritte in maniera non educata, non rispettosa e non appropriata, si può fare un'idea diversa. Per cui, quali sono i modi giusti per rispettare lo YouTuber che carica contenuti scrivendo un commento? Allora, semplicemente utilizzare l'educazione e il rispetto che tutte quante noi persone umane abbiamo e abbiamo sempre avuto. Sin dal principio la famiglia ci ha insegnato l'educazione e il rispetto, come nella vita anche su YouTube. Se avete opinioni diverse o sentite il dovere di voler dire la vostra, ben venga, io sono apertissimo ad ascoltare le vostre opinioni, purché però vengano poste con rispetto ed educazione. Non voglio sentire parole della serie: ah, non vali un cazzo, non prendi nulla. Anche perché, ragazzi, c'è da dire che c'è utenza che non sarà mai contenta. Perché partiamo da semplici cose. Allora, la musica nei video. Ah, se metto la musica e non va bene, se non metto la musica e non va bene, se pubblico il video in cui non prendo nulla, ah, non ho preso nulla, se pubblico il video in cui prendo dei pesci, ah, no, sono piccoli, se pubblico un video, dico, ragazzi, non è che a un certo punto bisogna anche capire se vi interessano i contenuti di un canale oppure no. Perché se così non fosse, allora magari potete andare anche altrove. Sicuramente io quello che faccio è esprimere le mie passioni, dire la mia in modo umile, educato e pulito. Sicuramente io non vengo nei vostri canali a criticare quello che voi fate, anzi a criticare l'impegno e il lavoro che io metto nei video e che voi mettete nei video. Io non metto neanche dislike nei video degli altri.
Giusto per essere precisi, perché comunque rispetto il lavoro che lo youtuber ha fatto, che la persona ha fatto nel montare il video, al di là che il video mi piaccia o non mi piaccia, non vado a mettere dislike. E se ho un'opinione diversa da quella che è l'opinione di colui che ha creato il video, la espongo in maniera educata e gentile. Non la vado a esporre minacciando di botte o dicendo che uno è un fallito, non vale nulla, non sai quello che peschi, non sai quello che prendi, ma dico io, secondo voi, dopo che ha praticamente da quando avevo 5 anni che vado a mare a pescare, non conosco i pesci del Mediterraneo? Dico, questa mi sembra veramente un'assurdità. I catch and release, molti criticano i catch and release. Io il catch and release lo effettuo, è una cosa che faccio quotidianamente, ogni volta che vado a pescare. Ieri sono andato con Santi, per esempio, a light spinning, abbiamo preso due pesci lucertola anche così grossi, quindi già sui 300 grammi, li abbiamo rilasciati. Anche se si fosse trattato di una cerniotta di 300 grammi, l'abbiamo rilasciata. È chiaro che poi, se ci sono dei pesci che pesano mezzo chilo, il peso massimo che raggiungono è un chilo e mezzo, nessuno ci vieta di trattenerli, purché il prelievo del pesce si effettua in maniera responsabile. Ok? Nessuno ha superato i limiti di 5 kg di pescato stabiliti dalla legge, nessuno si è permesso di portare a casa pesci che meritavano invece di essere rilasciati, perché laddove i pesci dovevano essere rilasciati sono ritornati in mare e lo potete vedere dai video che ho fatto. Per cui non venite a dire a me cosa devo rilasciare e cosa non devo rilasciare, perché io so benissimo, ma non perché me l'hanno detto altri o per sentito dire. Io ho un'etica da pescatore di spinning sportivo. E grazie a questa etica io so perfettamente fare la distinzione tra ciò che vale la pena portare e ciò che non vale la pena portare. Quindi non pensate che venendo qui sul mio canale, che è come venire a casa mia, è come se voi venite a casa mia, bussate alla mia porta e dite: scusa, Megadome, sei un coglione, sei un fallito, e tutte le schifezze, le parolacce che ho sentito, mi rivolgo chiaramente a chi le ha scritte e non a tutti gli altri che invece ringrazio. È come venire a casa mia. Se voi scrivete un commento negativo, dispregiativo, con lo scopo di mortificarmi o con lo scopo di farmi pesare qualcosa, utilizzando toni o parole aggressive, minacciose, eccetera, voi sarete segnalati. Tutti i commenti che mi sono arrivati che minacciano me o altri utenti, come è successo l'altro giorno con Frankenstein, che saluto, che è un mio carissimo follower, che mi segue da tanto tempo e che ringrazio, chiunque si permette sotto i miei video di minacciare me o di rivolgersi con toni inappropriati a me o agli utenti che mi seguono, verrà immediatamente segnalato alla community e a coloro che vigilano sulla community di YouTube e i commenti verranno rimossi, perché io non permetto a persone come voi di esprimere queste opinioni in questo modo molto poco rispettoso. Quindi, se volete dire qualcosa, la dite con educazione. Mi è capitato di leggere infatti dei commenti scritti da alcuni utenti, i quali dicevano, per esempio: sai, perché non provi ogni tanto la bombarder raglò al posto di fare sempre solo spinning? Ecco, magari questo già è un commento con un tono un po' più a modo e ci può stare. È un consiglio, è una critica costruttiva, non distruttiva. Le critiche distruttive verranno cestinate, verranno segnalati gli utenti che si permettono di insultare o di fare cyberbullismo, o di fare i leoni da tastiera o di avere la spocchia e il naso all'aria, cosa che nella vita non mi è mai piaciuto, neanche nelle persone reali, figuriamoci sul web. Insomma, tutti coloro i quali si rivolgeranno a me, ai miei utenti, commentando in maniera inappropriata, ecco, utilizziamo un termine generale, quindi minacciando, facendo cyberbullismo, insultando o usando toni che non sono per niente cordiali né educati e rispettosi, gli utenti che usano questo modo di fare qui sbagliato verranno segnalati alla community di YouTube e i commenti verranno rimossi, perché non esiste che con un vostro commento negativo, poi si debba rovinare un bel video. Questo non ve lo permetto e non esiste. Giusto per mettere dei puntini sulle i, diciamo così. Colgo invece l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali mi sostengono, mi supportano, tutti coloro i quali hanno capito e hanno ricevuto quella trasmissione di passione che io ho fatto, perché quella è la ragion d'essere dei miei video. Trasmettervi la mia passione, portarvi virtualmente con me a pesca. Questo è quello che io faccio nei miei video. Far trapelare tutta la passione che ho, dando il massimo.
È chiaro che, ragazzi, non si può piacere a tutti, come a me non piacciono tutte le altre persone al mondo. Però una cosa la esigo e la pretendo, come io l'ho data a voi, voi la dovete dare a me. L'educazione e il rispetto. Avete delle opinioni? Volete confrontarvi tramite commenti YouTube con me riguardo a un determinato argomento di un determinato video? Benissimo, con educazione e con rispetto. Ogni commento, ripeto, per chi non l'avesse ancora capito. Ogni commento in cui ci si rivolge male a me o a coloro i quali mi seguono verrà segnalato, l'utente verrà segnalato, il commento verrà rimosso. Non me ne frega se vi fate 1.000 account, ve li segnalo tutti. Non ci sono problemi, assolutamente. Se invece vi va di chiacchierare di pesca in tutta serenità e allegria e di condividere con me quella che è la passione per la pesca in generale, al di là delle varie tecniche, siete i benvenuti e vi ringrazio per il seguito che mi date e avrete sempre le porte aperte nel mio canale, se volete condividere serenamente la passione per la pesca insieme a me. Se invece venite per fare i gradassi, gli spocchiosi, per fare i leoni da tastiera, per farvi i grandi, sminuendo e screditando quello che io faccio, allora siete pregati di prendere le vostre cose e di andare via, perché io voglio utenza che mi rispetti, che condivide la passione che ho per la pesca insieme a me e che abbia comunque, che si sia affezionata a me, al mio modo di fare, di pescare e così via. E che anche se ha delle idee che possono essere su certi punti diverse dalle mie, lo espone in maniera che alla fine, in maniera educata e rispettosa, in maniera che dopo un confronto ci sia una crescita a ambo i lati, sia mia che vostra, oppure se parlate fra di voi, sia vostra che vostra. Questo è quello che voglio dire. Le cose si dicono con educazione e con rispetto. Tutti coloro i quali mi mancano di rispetto a me o ai miei, come dire, ai miei, coloro che mi seguono, saranno segnalati e i commenti verranno rimossi. Patti chiari, amicizia lunga. Tutto qui, ragazzi. Scusate lo sfogo, però sapete, dopo il primo e il secondo commento di utenza che non è mai contenta e che è la minoranza, perché attenzione, è la minoranza perché i numeri parlano. La maggior parte dei video non è che non siano piaciuti, anzi, sono più che soddisfatto dei risultati raggiunti con il mio canale. Quindi ci sta che che ne so, una persona ogni tanto decida di fare un po' il gradasso, cioè io ci sono sempre passato sopra, ho sempre ignorato queste cose, però quando vedo addirittura minacce e comportamenti più gravi o comunque insulti o parole utilizzando toni aggressivi, toni screditanti, quelle mi danno molto fastidio. Quindi io sicuramente continuerò dritto come un treno per la mia strada. Sono ricco di progetti e di cose da farvi vedere. Quindi, per tutti coloro che mi seguono e che mi hanno sempre seguito, un grazie di cuore. State sempre collegati perché ci saranno tante belle novità che vi farò vedere. Per tutti coloro i quali invece non gli piace il mio canale, non lo condividono per qualsiasi motivo, benissimo, potete anche andare altrove, non ci sono problemi. Chi invece è affezionato a me, al mio canale, e ha piacere nel vederlo crescere e sa la mia etica da spinner, da pescatore sportivo, allora sarà sempre il benvenuto e sarà sempre fra i primi o comunque fra tutti coloro che vogliono rimanere e che avranno il piacere di rimanere in quanto hanno capito il vero valore del canale. E ripeto, pur avendo magari idee diverse, però con rispetto ed educazione, hanno sempre fatto degli interventi opportuni, chiedendo consigli, consigliando a me anche delle cose, perché no, con i giusti toni, senza sentirsi grandi così, ci si può anche consigliare fra pescatori. Non è che ci sia il più forte in assoluto. Da qui mi collego anche al discorso che la pesca per me non è competizione. Io quando vado a pescare con i miei amici non vado a dirgli: ah, tu c'hai il mulinello da 50 euro, allora fai schifo, io ho il mulinello da 200 e sono un campione. Oppure che ne so, tu hai preso un'orata da 2 kg, allora sei un grande, io ho preso l'orata da mezzo chilo, allora non valgo niente. No, ragazzi, il pescatore non si misura dal pescato, secondo la mia modesta opinione. E di quella che anche i miei amici condividono con me. Il pescatore si misura dalla sua esperienza, dalla passione e l'impegno che mette in quello che fa. Poi la cattura o la non cattura, la cattura più grande o la cattura più piccola, sono anche casi fortuiti in certi contesti. L'importante è dare il massimo di se stessi, come ho sempre fatto e come ogni volta faccio nei video e a pesca. Poi se la cattura arriva, bene, ma se la cattura non arriva, voi sapete che io sono ugualmente contento, perché chi ha passione non guarda il grammo o
o i chili del pescato, ma guarda la bellezza dei momenti che ha trascorso mentre che era in pesca. E con questa bellissima riflessione che ha sempre caratterizzato la mia figura di pescatore sportivo, io vi lascio e ci vediamo in un prossimo video. Spero che il messaggio sia stato chiaro. Ringrazio molto, ripeto, chi mi segue, chi mi continua a seguire e chi mi segue sin dall'inizio. Ma ripeto, per chi ha opinioni diverse, giusto per chiarimento, se le dice con educazione e rispetto, ben venga. Qualsiasi commento che io ritengo inappropriato sparirà da sotto il video e l'utente verrà anche segnalato nei casi più gravi. Quindi, per carità, avete opinioni? Benissimo, commentate, a me fa piacere rispondervi, rispondo sempre a tutti perché a tutti fa piacere parlare di pesca e di mare, è un canale in cui condividiamo una passione, quindi mi fa piacere che voi commentiate, però mi piacciono i commenti che contengono argomenti in cui c'è una crescita, una costruzione, uno scambio di consigli. Non mi piacciono i commenti che sono invece screditanti e che vanno poi a degradare quello che è il contesto del video. Questo io non ve lo permetto. Quindi, che dire, io vi ho detto tutto. Era importante mettere questi due piccoli puntini sulle i perché c'è chi si lascia andare troppo pigiando sulla tastiera e non è così che funziona perché io ho i miei strumenti per difendere me e per difendere gli utenti che da anni mi seguono e mi supportano. Quindi non vi preoccupate perché vi difendo io, come difendo me stesso, difenderò sempre anche voi che mi seguite e che apprezzate i contenuti che faccio. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Ciao ciao.